ingegnere. Ecco, devo dire, no, non me lo sarei mai aspettato, e provo una certa malinconia a pensare che questo è l'ultimo dei nostri appuntamenti, almeno per il momento. E pensare che dietro quell'obiettivo ci sono migliaia e migliaia di cittadini che come me credono nel progresso è stato, ecco, a dir poco esaltante. Ma è giusto mettere da parte i sentimentalismi e onorare fino all'ultimo il mio compito di guida scientifica. Ecco, infatti voglio proporvi subito l'ultimo, ma non il meno importante, dei nostri quesiti fondamentali. Ma ci sarà vita nel nostro mare? Avere ricreato, essere riusciti a ricreare un vero mare urbano e non abitarlo, non sarebbe uno spreco enorme? Ecco, infatti, il Comitato Mare ha pensato anche a questo. Infatti la basicità delle acque, la totale mancanza di cloro o altri disinfettanti chimici e la creazione di reali fondali marini, intenso strutture di carbonio, permetterà la creazione di una fauna marina che potrà finalmente abitare su mari puliti. Ma non solo, perché grazie alla collaborazione con alcune delle più importanti fondazioni marine, una che risiede nel Michigan e l'altra in Papuasia, ecco, sarà possibile portare in Italia, a Milano, nel nostro mare milanese, alcune specie marine mai viste in Europa. Ma riuscite a immaginarlo? Ecco, si tratta di una rigenerazione urbana senza precedenti. Ecco, diciamo che il nostro mare diventa uno dei poli più innovativi d'Italia. Ed è a questo punto, non senza un groppo alla gola, che vi voglio porre una domanda io, ma se lo vedi, perché smettere di sognare?